per me è una mattinata, l'ho detto in consiglio, diciamo è una mattinata strana dover votare un'incompatibilità del presidente per permettergli di potersi candidare al Parlamento. È una cosa che solo la legge italiana poteva prevedere. Cioè, per me, io sono stato molto chiaro, cioè, quando tu hai una legge che permette a un presidente della regione e a un consigliere regionale di potersi candidare in qualsiasi momento al Parlamento mantenendo la carica, e invece il presidente della provincia questa possibilità non ce l'ha, sapendo che si va incontro, come dire, all'abolizione delle province, quindi il presidente Cesaro sapeva che la prossima volta non avrebbe potuto ricandidarsi alla provincia, per forza di cose dovrà optare per il Parlamento. Mica è la mozione che permette al presidente Cesaro di candidarsi alle politiche, il presidente Cesaro si candida alle politiche. No, è vero. No, è il suo pensiero legittimo, mi fa commentare la cosa detta da un altro. La maggioranza, il pensiero della maggioranza. È il suo pensiero. Del capogruppo della maggioranza, se lo sta dicendo lei stessa, del capogruppo della maggioranza. Quindi non viene approvata oggi questa mozione per permettere al presidente Cesaro di candidarsi alle politiche? Forse c'è un errore metodologico, il presidente Cesaro si può candidare alle politiche dimettendosi e si candida. La mozione oggi serve a raggiungere un ulteriore scopo. Nel momento in cui il presidente Cesaro, che non si è ancora dimesso, si dovesse dimettere, con questa mozione si tende a far subentrare il principio della decadenza, per cui il vicepresidente, così come è stato fatto anche con Bassolino anni orsono e con Maroni, possa guidare la provincia di Napoli fino alla scadenza naturale, che è il 31 dicembre 2013, che è l'istituzione della città metropolitana dal 1 gennaio 2014. I consiglieri oggi in aula, e l'avete sentito meglio di me, hanno rivendicato forte il desiderio di contribuire fattivamente alla formazione di questo procedimento. C'è uno statuto da realizzare entro il 31 ottobre 2013. I consiglieri vogliono partecipare. Un commissario nominato, benché di prestigio, potrebbe non avere l'esatto polso della provincia. I consiglieri di maggioranza e di opposizione, invece, in qualità di votati, sono ben legittimati ad esprimere questo diritto. Penso che non sia negato. Tra l'altro, quello che il presidente Cesaro oggi o domani o dopodomani farà con le dimissioni è stato fatto giorni scorsi da vari presidenti di provincia e vari sindaci. Io dico che quando si deve amministrare la cosa pubblica bisogna essere eletti democraticamente dai cittadini, perché io odio qualsiasi possibilità di chiunque possa essere stato nominato a fare qualcosa, a rappresentare qualcuno che non rappresenta, perché non è stato eletto da quelle persone. È una cosa assurda. Lei giustamente ha citato i nominati che entrerebbero a far parte poi dell'area metropolitana, però ieri tiene banco anche questa cosa nel Consiglio, ci sono state una serie di nomine proprio dal presidente Cesaro in punti chiave come varie partecipate. Un commento a questo fatto? Allora, i nominati di cui parla lei non sono nominati che vanno a amministrare la cosa pubblica, ma sono un vicepresidente che è nominato per legge dal presidente, questo è un fatto come gli assessori, voglio dire. Allora neanche gli assessori dovrebbero essere più nominati, gli assessori non sono eletti, il vicepresidente non è eletto, il vicepresidente è nominato dal presidente. Naturalmente c'era un vicepresidente, è stato sostituito con un altro vicepresidente, ma questo è un fatto politico, logico, che non c'è, mi pare, diciamo, assolutamente naturale. In più, forse un'altra nomina è stata, credo, nella GESAC, dove era il presidente stesso, Cesaro stesso era rappresentante in GESAC, in consiglio di amministrazione, e ha passato la mano, non essendo più presidente della provincia, ha passato la mano ad un altro, voglio dire, componente del consiglio di amministrazione, ma non sono nomine, voglio dire, dove si va a amministrare la cosa pubblica, voglio dire, sono società, non c'entra nulla, diciamo. Sono nomine tecniche, non prebende, come anche se lasciato intendere sugli articoli. Assolutamente non sono prebende, tenga presente che io ho sentito oggi in consiglio che il nominato eventuale della GESAC sarebbe il presidente Rispoli. Tenga presente che il presidente Rispoli, per questo suo lavoro che andrà a fare nel consiglio di amministrazione della GESAC, non avrà emolumenti, perché gli emolumenti da consigliere provinciale gli impediscono di percepire ulteriori emolumenti, quindi eventualmente un risparmio per la GESAC, perché se avesse nominato uno al di fuori del consiglio, questa persona avrebbe percepito degli emolumenti, il presidente Rispoli non percepirà emolumenti. Sì, i cittadini sempre più odiano la politica e giornate come queste finiscono per dare ragione loro, perché quando, come il presidente Cesaro, si abusa delle istituzioni piegandole alle proprie ambizioni personali, è chiaro che siamo alla frutta. E allora il Partito Democratico risponde con molta coerenza votando contro questa farsa della decadenza.
vota perché il presidente Cesaro, che ha deciso di candidarsi al Parlamento, non trovi altre soluzioni e che dunque si vada tutti a casa e più rapidamente si costruisca il percorso della città metropolitana. Con 26 voti favorevoli, 12 contrari, la mozione viene approvata.